Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi oggi volevo rubarvi qualche minuto perché sono uscite ancora delle cose nuove su Rules of Survival, ragazzi, ormai lo conoscete tutti, oramai ci giochiamo già da tantissimo assieme e se proprio tu... Sì, proprio tu che stai guardando il video non hai ancora scaricato Rules of Survival, mi raccomando, fallo subito. Ti ricordo che è un gioco per dispositivi mobili, Android, iOS, ci puoi giocare senza problemi. Sappiamo ragazzi che purtroppo hanno saltato l'aggiornamento previsto per il 22 febbraio o il 21, non me lo ricordo comunque... L'ultimo aggiornamento, quello che sarebbe dovuto uscire questo martedì, è stato fatto saltare ed è slittato al 28 febbraio. Quindi aspettiamoci, ragazzi, di avere un bel po' di novità il 28. Sappiamo di già, ragazzi, che saranno corretti alcuni bug, ce l'hanno detto soprattutto nella mappa Fearless Fjord, perché c'è il problema che, non so chi lo sappia, questo ci viene detto direttamente, anche se l'abbiamo visto anche noi, dalla pagina ufficiale di Facebook italiana dedicata a Rules of Survival. In Fearless Fjord, se siamo dentro le abitazioni, c'è il rischio che anche se siamo protetti dai muri, i colpi dei nemici ci possano colpire ugualmente. È un grande bug effettivamente ed è anche il motivo per cui in questi ultimi giorni si è abbastanza spopolata come mappa. Io personalmente sono tornato a giocare a Gilly Island per due motivi. Il primo è che è un pochettino più piccola, diciamo si capisce un po' meglio dove andare. Il secondo è anche perché essendoci meno persone, 120 rispetto a 300, si prendono i punti per salire di rango più velocemente. È ovviamente proporzionale il numero di persone alla durata della partita. Ho qualche immagine da farvi vedere, sapete che io trapelo da internet, trapelo da in giro la roba ragazzi, ma prima volevo anche ricordarvi che il 28 febbraio, giorno appunto dell'aggiornamento, inizialmente non so da dove l'ho tirato fuori, finalmente inizieranno anche le season. L'avevamo già visto in qualche video fa, sempre relativi agli update che dovrebbero arrivare su Rust, invece da questa volta è ufficiale ragazzi. Season inizieranno, non sappiamo ancora bene che cosa comporteranno, sappiamo che ci saranno dei premi alla fine della stagione per i player più meritevoli, non sappiamo se verrà introdotto anche un una classifica, come dire, basata sui punteggi dei giocatori. Mi spiego meglio, potremmo tenere il rank, magari il rango, quindi platino, diamante, tutte quelle cose lì, però sotto potrebbero essere inserite una specie di coppe, chiamiamole un po' così, di valutazione in base al numero di kill, al tempo in cui si è rimasti vivi, agli assist, un bel po' di fattori potrebbero essere inseriti per dare... diciamo una concretezza alla stagione, alle nuove stagioni che dovrebbero arrivare. Comunque non sgrangragliamoci gli sgrangrilli, che qua ci abbiamo da vedere le immagini ragazzi, andiamo subito a vedere la prima foto. Prot, non è niente di eccezionale questa ragazzi, ho voluto farla per voi perché volevo farvi vedere l'ambientazione che hanno fatto quelli di Rules of Survival in China, dedicata al capodanno cinese ragazzi. Bellissimo lo sfondo con questo violone cattivissimo in notturna, abbiamo già la skin nuova, quella della Dragon sulla moto, i pack con i firecracker lì per terra. Firecracker sarebbero i fuochi d'artificio cinesi, quelli esagerati che fanno draghi, fanno cose incredibili, e come vedete ragazzi loro ci tengono veramente veramente tanto al loro capodanno. Lo abbiamo visto
visto anche, tra l'altro, in più di un videogioco, anche se non ricordo male, in Barbarque ci sono state delle cose relative al Capodanno cinese. Via 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 via, seconda immagine, ragazzi. Trunk, nuova skin per la donna, ragazzi. Come vedete, canotta con tanto di fiamma che mi viene su, giusto per dire, son focosa. Maltello, maltello, non ho voce, mantello bicolor nero e rosso con tanto di maschera e capigliatura nuova, scarpettine easy da ginnastica con short neri, veramente veramente molto interessante, solamente 28 diamanti per fare una skip sulla possibilità di trovare uno di questi oggetti nei box dedicati, nei supply box dedicati. Track, seconda nuova immagine, quella del tipo in canotta con tanto di cappellino All Star al contrario, ragazzi. Come vedete, se vi dovesse piacere, se voleste un look un pochettino più yo-yo nel vostro personaggio, anche questo verrà implementato. Mi dispiace per me che non ho comprato il cowboy, il cappello da cowboy, quello costava 220 gemme, però era veramente veramente molto interessante. Nuova skin ancora, ragazzi. Onkey, Donkey o Monkey, la scimmia bianca, ragazzi. Guardate, magliettina con scritta trasversale Monkey, pantaloni corti, però con sotto scarpettine tattiche da corsa. Fuso, potremmo chiamarli fuso, con tanto di parastinchi, non ne capiamo il motivo. Guantini tattici rossi e kefia che va a bardare il collo, perché non sia mai che ci prendiamo freddo e poi non riusciamo a combattere bene in battaglia. No, nuova skin anche questa, skin Monkey, come vedete, disponibile addirittura dai box quelli classici, quindi tutti avremo la possibilità di trovarla. Nuova skin interessante, carina, anche eventualmente da usare spezzata, quindi da abbinare pantaloni e magliette diverse, mantenendo comunque sempre uno degli oggetti trovati nel box. Forza forza forza, Troc, guardati questa nuova skin per l'M110, ragazzi, il drago nero, guarda che figata! Abbiamo già visto che ci sono state le skin sia per l'M4A1, quella del dragone, che per la R15, quella del dragone blu. Arriva anche la skin del drago nero per l'M110. Veramente, veramente bellissima, tutta ornata con delle rose nere, con dei disegni che ancora non si capiscono. Se volete avere un fucile di precisione all'avanguardia, porca di quella porca, questo è quello che fa per voi. Vi costa giusto 35 euro, però va bene. E qua vediamo, ragazzi, credo l'ultima delle nuove skin per i nostri personaggi. Questa è tanta roba, la nostra ragazza vestita come il ladro della notte, guardate un pochettino il pantalone strappato con tanto di cinta gigante che va ad abbinarsi al top nero con tanto di coprispalle ornato in oro e cappuccio ovviamente in pandan. Tre bombolette sul fianco destro e tanto di stivali neri per andare a chiudere il look. Veramente veramente molto bello anche questo. Chiudiamo poi, ragazzi, vedendo più in grande invece la pubblicità relativa alla skin del dragone nero per l'M110. Veramente veramente tanta tanta roba. Beh, ragazzi, noi siamo qua, io e il team di Facebook di Roas Italiano siamo qua che aspettiamo più delucidazioni riguardo all'aggiornamento del 28 febbraio. Per adesso io direi che è veramente tutto. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi mando un abbraccio forte, un bel like, mi raccomando, non dimenticatevi di metterlo, e noi ci vediamo presto! Ciao!